Ciao ragazzi, benvenuti nel giardino di Simone. E chi è un frutticoltore in questa stagione con le mele? È un ristoratore di pesce, ma partire da qui ha un senso, perché questa è una delle tappe evolutive che hanno accompagnato il suo percorso, non sempre facile. E adesso vi racconto la sua storia. Locale aprì nel lontano 1913 come semplice osteria e rimase tale fino al 1985. E sapete perché si chiama Oste Scuro? Perché all'epoca, come l'insegna ricorda, era uno dei pochi luoghi in cui si poteva consumare del vino o mangiare qualcosa anche dopo il crepuscolo. Simone arrivò nel 1998 e decise di aprire un ristorante a base di pesce di mare, una scelta sicuramente non facile, soprattutto per quel periodo. Ma ancora oggi, rispetto ad allora, il momento più emozionante per lui è la mattina, quando arrivano i doni del mare. Cosa provi quando vedi arrivare il pesce? Beh, sempre gioia, perché comunque arrivano delle cose a volte bellissime che ti fanno apprezzare cosa la natura ti dà, quindi proprio la voglia di mettersi a usarla, a toccarla e quindi poi anche a lavorare. È da lì che parte tutta la creazione dei piatti, della gioia di ricevere dei prodotti che comunque, essendo pesce selvaggio, è per pochi. E sapere di poter utilizzare materie prime così pregiate, ma anche stesso per quanto riguarda la verdura, tipo il cardogobo Nizza Monferrato o il fagiolo di Sorana, ti fa sentire quasi un privilegiato a lavorare queste materie prime straordinarie. E quindi diventa quasi, non dico un obbligo, ma comunque un dovere importante per uno chef nobilitarla questa materia prima così pregiata. C'è una forma di rispetto. C'è una forma di rispetto per il lavoro del contadino, del pescatore e di quello comunque che la natura ti dà. Assolutamente ci deve essere il rispetto e il dovere, come hai detto tu, di trarre un bel piatto, una bella ricetta da queste cose. Potreste dirmi, dov'è la storia? Un locale antico, un giovane ristoratore che prende in mano questa struttura e la fa diventare il suo ristorante a base di pesce di mare? Ma alla fine, se ci pensate, sono contenuti di storie che si possono vivere anche in molte altre parti. Cos'è che fa la differenza? Perché siamo qui? La differenza sta in una frase che lui stesso dice spesso. La cena per un cliente non finisce nel momento del conto, ma finisce la mattina dopo. Dipende da come si alza. L'esito della cena dipende da come uno si alza e da come, perché no, vive anche la notte. E per questo, per far sì che quello sia un momento significativo, importante e passato con leggerezza, lui ha fatto un percorso molto importante che ha portato investimenti, sfide con se stesso e tante altre cose che adesso vi racconterà, tutte nel segno della specializzazione, lo specialista del pesce. Fare un ristorante di pesce è come per un medico di chirurgo o un medico di medicina generale poi specializzarsi in ortopedia o in ginecologia, in modo proprio da diventare un esperto di un settore della cucina. E questo come si è concretizzato? Con quali accorgimenti e espedienti che tu hai adottato nella tua cucina? È nato tutto da un confronto continuo con i fornitori, con i colleghi, con i clienti. All'inizio, quando siamo venuti a Verona, non arrivava a Verona questa qualità di prodotto. Pensare che un pesce potesse arrivare tra le 8 e le 12 ore dal mercato, compreso quello di Sardegna, non era possibile anni fa. Tramite fornitori, impegno, ricerca anche dei fornitori, appunto, si è riusciti ad arrivare ad avere questa materia prima. E questo è solamente dato da un percorso continuo di crescita, ricerca e passione che viene fatto ogni giorno. Conosco Simone da qualche anno e devo dire che ogni volta che vengo qui dentro mi arricchisco un po', perché vengo a conoscere delle cose che ogni volta sono nuove e sono il frutto di una lunga esperienza maturata sul campo e nel confronto continuo con persone, come lui stesso dice, che ne sanno più di lui. E allora sì, ascoltandolo
capisci che questo di pesce se ne intende. Lo ha provato sulla propria pelle e poi lo ha provato sperimentando anche in cucina. Detti da lui, queste cose hanno un valore che poi alla fine si ritrova anche in quello che mangiamo, no? Noi dobbiamo vedere innanzitutto che il pesce arriva entro poche ore dai vari mercati dove noi ci serviamo. Quando arriva c'è l'esame che noi dobbiamo fare del prodotto, quindi dobbiamo vedere sì l'aspetto anche visivo del pesce, ma per noi è importante molto il tatto e l'olfatto. Questi sono i due sensi che maggiormente per noi sono importanti. E il pesce deve profumare. Proprio ci ricordo che il pesce non sa odore, profuma. Se comincia ad avere odore non è più un sintomo di freschezza straordinaria. Può essere buono, ma non è il top che richiediamo noi. Poi c'è il nostro modo di lavorare. Dobbiamo pulirlo esattamente rispettando il prodotto, sia con i fornitori chiediamo sempre che non sia mai a contatto con il ghiaccio, perché il ghiaccio si scioglie, l'acqua, che è un'acqua dolce, penetra nel pesce e fa uscire l'acqua di mare, che è fondamentale. In questa maniera poi va anche a alterare il pH del pesce e quindi anche il pesce poi soffre, non ha le stesse più caratteristiche di come se fosse appena pescato. Quindi, come dicevo prima, anche il trasporto fatto in una determinata maniera con il fornitore è fondamentale. Poi, appena arriva a noi, dobbiamo essere veloci a trattarlo, a pulirlo, rispettando determinate tecniche anche di sfilettatura. Mai tenere a contatto la pelle dello stesso pesce con la carne dell'altro filetto. Due pH diversi si va a rovinare il pesce. E poi c'è l'abbattimento di temperatura, che noi facciamo già dal 2002, i primi a Verona, e non si poteva nemmeno dire, perché non era un processo ancora recepito dalla maggior parte delle persone. Perfino qualche collega non riusciva ancora a capire che era un processo di sanificazione, era ancora inteso come una surgelazione che non ha niente a che vedere. E quindi poi dal 2010, che sono comparse quelle trasmissioni che parlavo da Nanisakis, anche noi abbiamo potuto dire ai nostri clienti che ci chiedevano se era abbattuto il prodotto, noi abbiamo detto: guarda, sono già 8 anni che lo mangi abbattuto di temperatura. Tutto questo diventa presupposti che richiamano valori importanti che una persona, secondo me, deve per forza avere per affrontare sfide, investimenti, sacrifici come quelli che ha fatto Simone. Ma sono quegli stessi valori che poi ti rendono forte anche nei momenti di difficoltà, come quelli legati al Covid degli ultimi 2 anni, che per i ristoratori sono stati veramente difficili. Lo sono stati anche per lui. Ma Simone li ha voluti affrontare con un piglio diverso, anche qui prendendola come una sfida affrontata con coraggio, senza lasciare indietro niente e soprattutto nessuno. È stata una bella sfida. Siamo stati uno dei pochissimi locali che è sempre stato aperto per i veronesi, col delivery, con l'asporto, col ristorante quando ci permettevamo di aprire, già dal 1 aprile 2020, noi ci siamo sempre stati. Ed è stata una cosa, nonostante il brutto periodo, una cosa che ci ha portato tante belle cose. E la stessa, portare il pesce a casa dei nostri clienti, vedere delle persone che comunque si emozionavano dopo aver fatto magari 3 settimane ad hamburger, focacce, pizze. E la voglia di chiacchierare, io arrivavo e c'erano le persone che mi tenevano, perché ero forse una delle prime persone che vedevano di fuori di casa o magari del vicinato. E l'altra cosa bella è essere riuscito a portare i miei ragazzi a lavorare, quindi non stare in cassa integrazione e comunque farli lavorare sempre, garantendo ognuno stipendio e far lavorare anche i miei fornitori. Questa è stata una cosa che non ha prezzo, nonostante con il delivery e l'asporto abbiamo, per fortuna, coperto i costi almeno.
ora torniamo nel giardino di Simone, ma non per salutare la primavera che ormai è alle porte, bensì per far capire come anche questo sia stato il frutto di un cammino di specializzazione nella cucina come nella qualità dell'accoglienza. Alla fine, cos'è allora un piatto? Un piatto è il risultato di tantissime cose, oltre ai prodotti, agli ingredienti, al lavoro del cuoco. In realtà dentro c'è anche una programmazione aziendale, quindi noi in questi ultimi 5 anni abbiamo fatto degli investimenti creando la veranda dove adesso io sto parlando, il giardino esterno che poi vedrete dove metteremo d'estate in questa corte interna dei tavoli, il piano superiore dove abbiamo creato tutta la zona fredda, tra virgolette, dove c'è l'abbattimento di temperatura, facciamo il pane, facciamo i dolci e infine la cucina classica che da quest'anno l'abbiamo tutta trasformata in induzione. È importante investire. È fondamentale. Dobbiamo per forza sempre investire nel futuro, se no un locale si ferma. Nel momento che una persona si dice guarda che bravo che sono, è una persona che non ha più futuro, è una persona finita. Bravo, bisogna lasciarlo dire agli altri.